Ed è soltanto grazie alla disponibilità di alcuni donatori che hanno questo tipo di sangue che si possono salvare delle vite umane. Vedremo. E poi, per un uomo rischiare di non vivere appieno la propria vita a causa di un problema alla sua sessualità. Allora, ci sono stati in passato e ci sono tuttora dei farmaci, però ora ci sono anche altri tipi di terapie da poter intraprendere. Di questo parliamo con il nostro ospite in studio di oggi, che è il professor Alessandro Palmieri. Buongiorno. Buongiorno. Professore, presidente Società Italiana di Andrologia e Università Federico II di Napoli. Ma subito, donare il sangue già di per sé è un atto di generosità, ma se si ha sangue raro la generosità deve essere moltiplicata. Silvia Zerilli per noi ha incontrato uno di questi donatori e adesso ci spiega anche che cosa significa sangue raro. Vediamo Silvia Zerilli. Io non ho nessun merito per questo sangue, me lo sono ritrovato e... Alexander Vuoro dona sangue al Policlinico di Milano dal 2006. Il suo appuntamento fisso sarebbe ogni 3 mesi, ma in 11 anni è stato contattato molto più spesso, perché il suo è un sangue raro. Dopo alcune donazioni fui chiamato dall'equipe che appunto mi disse che avevo un sangue speciale. Ce ne sono altri, il Policlinico di Milano li ha selezionati, catalogati e inseriti in un database, creando così la banca del sangue raro. Abbiamo identificato oltre 15.000 donatori rari e circa 800 donatori molto rari, quindi che avevano degli antigeni che sono espressi nella nostra popolazione in maniera molto poco frequente. Il sangue raro viene utilizzato per quei pazienti che presentano una complessa immunizzazione. In questi soggetti abbiamo bisogno di sangue che non sia solo AB0 ed RH compatibile, ma sia compatibile anche per gli antigeni eritrocitari, che sono ad oggi oltre 300. Al momento del bisogno i donatori vengono contattati e chiamati subito a donare. Perché chi sta male o chi ha bisogno del sangue non ha tempo di aspettare, no? Quindi può essere un intervento, può essere un parto cesareo, non mi sono mai sentito di mancare all'appuntamento. Se non c'è urgenza, il sangue viene invece congelato. Queste sacche, dopo che sono state congelate, possono durare 10 anni e in alcuni casi la data di scadenza può essere anche posticipata. Questa sacca è rara perché presenta un fenotipo C piccolo e grande. Sono sigle come queste che vengono inserite nel database. Sono gli antigeni. Tra poco compariranno dei nomi. Dei nomi, e in base ai nomi che compaiono noi possiamo andare a verificare se quel donatore può essere convocato per un'eventuale donazione. Grazie a questo elenco, ad esempio, si è riusciti a salvare e far vivere oggi serenamente una madre e la sua bimba. La donna si era presentata al policlinico incinta alla 30ª settimana. Dai monitoraggi ci si era accorti che stava sviluppando degli anticorpi che aggredivano i globuli rossi del feto. La cosiddetta malattia RH colpisce gravide RH negative con feto RH positivo. Qualora la gravida possegga anticorpi diretti contro i globuli rossi RH positivi, questi attraversano la placenta e vanno a distruggere i globuli rossi positivi del feto. Per trasfondere il feto abbiamo bisogno di un sangue compatibile con quello della madre. Se la madre ha un gruppo sanguigno estremamente raro, sarà difficile trovare un donatore compatibile con la madre. Attraverso la banca è stato possibile rintracciare l'unico donatore compatibile nel nord Italia e fare così le trasfusioni fetali intrauterine. Avere una banca di sangue raro dove noi possiamo praticamente trovare un sangue che è molto compatibile a queste persone che hanno gruppo sanguigno rarissimo è fondamentale per salvare la vita di questi feti. Mio padre è indiano e mia madre è keniota. Quindi India e Kenya probabilmente hanno creato questo sangue, diciamo, diverso e raro. Nella popolazione caucasica ci saranno alcuni antigeni tipici, mentre nella popolazione africana ce ne sono altri particolari come quelli del nostro donatore Vuoro. Solo un terzo dei nostri donatori di sangue sono non di origine caucasica e quindi dobbiamo far fronte a questa esigenza cercando di reclutare dei donatori non solo caucasici ma anche di altre etnie. Qualcun altro veramente dipende dal tuo sangue, a me non costa niente venire qui, per cui è anche una bella famiglia, per cui è assolutamente importante. Che bella questa storia. Bene.